Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale. Siamo ritornati su Hearts of Iron Vanilla e oggi andiamo a vedere la Turchia, una nazione che ho snobbato perché non avevo la DLC. Ho detto, cosa vuoi che me ne frega della Turchia, però mi ha dato, alla fine mi ha dato così tanto fastidio che non facesse mai niente durante la guerra, che rimanesse neutrale, anche quando giochi non storico, che ho deciso di comprarla. Ho fatto due partite, l'ho presa nel sedere un paio di volte, ma l'esperienza insegna e quindi oggi lo porto con la mia esperienza pregressa, andremo a vedere qualcosa. Non andrò storico, ma non vi dico cosa farò, ma lo scoprirete, anzi penso che ne avrete già un'idea, e se mi conoscete un pochino. Ma andiamo a leggere la storia breve della Turchia. Dalle ceneri dell'Impero Ottomano la Repubblica della Turchia è nata. L'indipendenza turca è stata vinta con sangue e proiettili nella campagna nazionale del 1923 e anche se lo sforzo della causa è stata giusta, il costo continua a pesare sulle spalle del popolo turco. I conservatori religiosi sono una piaga nell'entroterra e resistono a qualsivoglia modernizzazione, mentre i curdi stanno rompendo le palle a tutti nell'est. E quindi il presidente Mustafa Kemal Atatürk deve o unire il proprio paese o passare la torcia a qualcuno che riesca a unirlo, perché in Europa il casino sta arrivando. Andiamo a vedere come arriva sto casino. Allora, eccoci qua con il nostro bellissimo tacchino gigante. Un tacchino pieno di cromo, comunque. Andiamo qua. Guardate qua che roba. Quantità di cromo. Avete altre risorse oltre al cromo? No, abbiamo un cazzo. Questa è la Turchia. Un po' di ferro, sì dai, non voglio lamentarmi. Ma sempre meglio la Lituania. Allora, dove iniziare? La Turchia inizia con due problemi, cioè i fondamentalisti che ti imputtano con dei debuff, tradizionalisti qua, che ti imputtano con dei debuff alcune zone della Turchia, e i kemalisti che invece te la appano, e queste due fazioni vanno un pochino bilanciate a quella, ma questo per ora non è un problema. Però abbiamo invece i curdi, che sono un problema attuale, che loro ogni tanto, cioè, continuano a rivoltarsi fino a quando non sono a posto, romperanno i coglioni fino alla fine del gioco probabilmente. Ogni 80 giorni c'è questo evento che non può essere sistemato fino a quando non è finita tutta questa storia che sono inglobati, dove loro continueranno a incazzarsi e a fare resistenza. Ovviamente lì ci va pensata la spia con Root Out Resistance. Ovviamente adesso andiamo a toccare anche al Garrison, e per qualche motivo i turchi hanno deciso di riempire di carri armati, ma in verità no, useremo i cavalli. E poi c'è anche questa azione dove noi spendiamo command power per mandargli l'esercito e con una certa percentuale di successo possiamo riuscire o a eradicare un po' i ribelli oppure a peggiorare la situazione, cosa che succede la maggior parte delle volte, e perdere pure stabilità nel processo. Quindi abbiamo queste due belle rotture di cazzo da gestire all'inizio. Ma sogno il nostro grande leader Mustafa Kemal Atatürk, quello di costruire una democrazia che duri nel tempo. E per iniziare, da qualsiasi parte, bisogna prima però prendere il controllo del nostro stretto, perché al momento viene controllato dagli inglesi e dai russi, quindi è oltraggioso. Dopo tutto quello che ci è successo dalla prima guerra mondiale, ancora ci venga negato il diritto di amministrare il nostro stesso stretto. Invece di intervenire con l'esercito militarmente, proviamo una via diplomatica, in modo da evitare una crisi e non diventare i nuovi paria d'Europa. Speriamo che con la diplomazia arriveremo a riavere ciò che è nostro. Ora io ragazzi rimetto in piedi economia, ricerca e industria e si parte di gran carriera. Allora, il Regno Unito ci dà il loro supporto per la storia dello stretto. Stanley Baldwin ha detto che va bene, intende darci una mano e venire nel nostro senso. Ora dobbiamo solo aspettare la risposta dei sovietici e poi finalmente possiamo avere il controllo dello stretto. Ora, una vera democrazia che si rispetti, ragazzi, deve avere una politica economica interessante e giusta come la laissez-faire, no? Che voi sapete essere ottima in tutto per tutto. Quindi al signor Celal Bayar e un gruppo di persone che la pensano come lui ha deciso che questa sarà la strada da intraprendere, così da dimostrare al mondo che siamo pronti per diventare un paese completamente democratico. Quindi andiamo per la laissez-faire. Cosa potrà mai succedere di male con la laissez-faire? Io dico, cosa potrà mai succedere di male? Nel frattempo anche i russi
ci mandano la loro risposta. Sono incazzati, ovviamente, e non sono molto d'accordo con questa cosa qua. Però noi abbiamo un accordo a proporre loro. Ossia, a proporre a tutti, la facciata, no? Che chiunque può avere libero accesso al Mar Nero per gli scambi e quant'altro. Se dicono di no, ora sono loro gli stronzi. Dovremmo fare questo compromesso di lasciare libero accesso, ma così non potranno rifiutare sicuramente. E infatti è quello che andiamo a offrire noi, un bel compromesso, perché non vogliamo fare niente di male. Siamo una democrazia nascente, vogliamo commerciare tranquillamente senza tanti problemi. Niente di che di cui preoccuparsi. Benissimo, la lesser fair è arrivata. Mancano risorse dal mercato. E in effetti, se andiamo a vedere, guardate che bello, siamo sotto un pochino. Andiamo dalla Francia, perché ovviamente essere una democrazia implica non avere un cazzo di risorse, avere lesser fair. Ma questo è positivo, non lasciamoci ingannare. Due Civilian Factory ci daranno quello che vogliamo, ma noi ne compriamo solo una Civilian Factory, francesini miei, quindi cioè, dateci solo 8 di ferro, andrà più che bene, siamo meno 1, ma possiamo fissare velocemente questa cosa andando, trovando il tab giusto ed eliminando i convogli che per ora lasciamo perdere. E quindi guardate che bello, 000000, questa è una vera nazione democratica con la lesser fair, finalmente. Dove possiamo andare? Ratifichiamo le sei frecce. Le sei frecce simbolizzano i pilastri fondamentali del kemalismo. Dopo, quando verranno fatti, ve li farò vedere un attimino al volo nel meglio, ma sono delle belle decisioni le sei frecce. Sono proprio contento di essere andato con la lesser fair. È proprio positivo, mi sento meglio. Oh, abbiamo fatto la storia delle sei frecce, quindi se andiamo a vedere, ora abbiamo questi sei pilastri: repubblicanesimo, secolarismo, populismo, nazionalismo, riformismo, liberalismo, eccetera eccetera. Cosa serviranno mai? Allora, qua si innesca un meccanismo morboso adesso di spesa di pipì per la Turchia, perché questo paese qua ciuccia pipì come se non ci fosse un domani. Allora, intanto noi partiamo col populismo, perché ci dà più 10% di political power, che non ci serve un boato. Ci dà weekly manpower, perché noi non abbiamo un cazzo di persone, ci dà mobilitation speed, che è tanta roba, quindi tac, subito. Poi in verità sarebbe andare anche col nazionalismo, perché ci serve weekly war support, perché noi non abbiamo war support. E più war support abbiamo, più command power facciamo. E più command power facciamo, più possiamo spammare queste decisioni per tentare di placare i curdi. Tenendo conto che se abbiamo successo, ci ridà anche 50 pp. Ok? Capite il giro che si va a fare solo qua? E questo non è solo l'unico motivo per tentare di fare questa cosa qua, ma anche perché poi più avanti serviranno veramente botte di 100 pp a giro. Comunque, per ora possiamo fare solo questo. Ora, io voglio anche War Super non solo per questa storia qua, ma lo voglio anche perché vorrei uscire dalla cazzo Civilian Economy e iniziare in Partial Mobilitation, perché ci servono un po' più di fabbriche. Oh, che bello, guardate qua la surfer. Ora, con la National Focus, io scenderò in queste tre colonnine qua. Questo sarà un trattato con i nostri amici Afghanistan, Iran, Iraq. Diventiamo tutti più amici e guadagno il 5% di war support, che è a posto così. Poi andiamo giù qua per la Sanaixiliar, che praticamente puoi spendere political power, altro political power, per costruire delle Civilian Factory e Military Factory, senza doverle costruire tu direttamente, basta spendere Political Power. Il problema è che quando lo fai ti abbassa anche il gain del Political Power al 15%, quindi non è proprio il massimo, secondo me, almeno all'inizio. Questa ci dà un po' di Political Power e un po' di reputazione con gli inglesi, che va sempre bene, perché così si possono fare degli accordi fatti bene, e poi questo ti dà anche accesso agli accordi con le grandi potenze nel mondo, che insomma non fanno proprio un cazzo quel talento. Qua prendi anche un research slot, quindi va bene per quello. E poi scenderemo per la strada della democrazia. Togliamo il ban sulla stampa. Più democrazia, più stability. Più democrazia, più war support. E poi arriva il pilastro fondamentale di una democrazia. Cioè il secondo pilastro. Il primo è la lesser fair, la bellissima lesser fair. Il secondo sono le elezioni. Perché senza le elezioni che paese democratico sei? Non sei un paese democratico. Iniziamo subito però con la Marci. Con il trattato di Sadabad. Oh, allora, visto che noi
uno dei focus che abbiamo fatto era togliere il ban dagli altri political parties, cioè gli altri partiti, perché prima non c'era, prima c'era solo un partito, c'era quello di Ataturk. Proprio una democrazia, servono altri partiti, serve l'opposizione, e infatti l'opposizione inizia a formarsi contro ogni aspettativa di tutti gli esperti. L'opposizione si è formata abbastanza velocemente, loro pensavano ci sarebbero volute settimane, invece subito. Quest'uomo, detto anche, soprannominato dagli amici Adnan Menderes, ha cercato altre persone che la pensavano come lui e hanno deciso di buttarsi su questo partito che formalmente si chiamerà il Gruppo Tradizionalista, o CHP. Cercheranno di fare opposizione, ovviamente il loro problema principale è l'insoddisfazione di come viene trattata la religione nello Stato. Ovviamente le prossime elezioni saranno importantissime per l'animo democratico della Turchia. È giusto che queste persone esprimano la loro opinione. Siamo in democrazia, quindi diamogli la possibilità di aprire la bocca. E quindi subito, immediatamente, questo qua messosi al lavoro, arriva un altro evento, che c'è un grandissimo comizio, chiamiamolo comizio, un raduno, tenuto nella parte questa qua un po' più interna della Turchia. Praticamente Adnan Menderes è riuscito a raccogliere un quantitativo di gente impressionante, pari, comparabile a quando il nostro caro leader Mustafa Kemal parlava ad Istanbul, dentro la città, e sta pubblicizzando sul nuovo partito che faranno opposizione e quant'altro. C'è un po' di gente che addirittura sale sul palco a parlare e dice robe assurde, come tipo il ritorno del sultanato ottomano, robe di questo genere qua che non vanno bene. Infatti Menderes poi è salito sul palco, ha mandato via questi signori qua, questi pazzi, e ha spiegato a tutta l'audience che c'era che Kemal, Mustafa Kemal, ha fatto un ottimo lavoro con la laissez faire, ha fatto un ottimo lavoro con il liberalismo e fa un ottimo lavoro a portarci verso una giusta democrazia. Ovviamente quando poi ha finito il discorso ha lanciato dentro anche una bella slamata di taglio criticando le cose che secondo lui non andavano bene. Fatto sta che sempre più gente si sta avvicinando al CHP. Questo è un giorno oscuro per la Repubblica, perdiamo stabilità, ma guadagniamo democrazia, perché comunque il voto delle persone è la cosa che conta nella democrazia. Però sembra che non è tutto oro quello che luccica, in questo nuovo arrivo del gruppo tradizionalista, che tra l'altro qua mi sbaglio, non è il CHP, devo aver letto male, è il Gelenskel Group, per ora si chiama, quello di Adnan, il CHP e quello di Mustafa. Comunque, è triste vedere che la nascente democrazia della Turchia si scontra con robe come queste, una cospirazione per imbrogliare le prossime elezioni nei voti. Sembra che leader religiosi, amministrazioni locali e persino dipendenti pubblici, che sono stati arrestati in questo momento mentre parliamo, stessero cospirando per cercare di fare qualche broglio, qualche cosa strana. Non ci sono evidenze, non ci sono prove che sia stato Menderes direttamente a fare una cosa del genere. Magari qualcuno che si è infilato dentro stava cercando di ribaltarsi e dandogli una mano direttamente. Ma comunque sia, quello che faremo noi è condannarli pubblicamente e dargli le pene più severe possibili. Quindi guadagnano stability, i non allineati guadagnano l'8% e i tradizionalisti curdisti si incazzano ancora di più, perché così è la vita, no? Però niente stronzate sotto la nostra grande democrazia. Menderes, l'uomo che non si stanca mai, che lavora sempre, ha deciso di andare in un posto che non è il massimo, cioè il Kurdistan in questo momento, e sta cercando di parlare con la gente locale per una possibile riconciliazione. Cioè lui vuole andare, sta trattando con questi pazzi forsennati che continuano a cercare di ribellarsi, i curdi, per cercare di trovare campo comune, terreno comune su cui fare la cosa. Ovviamente gli dice votate per noi e così troveremo un modo di riappacificarci. Questa potrebbe essere vista come borderline intriso, ma invece secondo me questa cooperazione potrebbe avere dei bei frutti in futuro, ok? E in più 15% in più di democracy e più 5% di stability, perché è giusto, se non riusciamo ad abbattere basta cooperare con loro, collaborare, la diplomazia porta avanti questo paese, non il fucile. Comunque siamo arrivati al momento che tutti aspettavamo, il cuore della democrazia è qua, in questo giorno qua, fare le nostre prime elezioni multipartito, finalmente si parte, signori, si va a votare. Che aprino i seggi, cioè fra 35 giorni più o meno, è il nostro nuovo slot che iniziamo a fargli fare un po' di benzina che poi servirà magari.
nello stesso giorno, qualche giorno dopo che abbiamo detto che faremo le lezioni, Mustafa Kemal gli prende un coccolone. Mentre era sul suo yacht a parlare con alcune persone che aveva invitato, quanto pare uno yacht, il nostro caro capo di una nazione, è svenuto, è stato portato velocemente in ospedale. Questo è l'ultimo di una serie di eventi simili che hanno portato a pensare alla gente che forse si stia faticando un po' troppo. Quindi il fatto è questo: o si prende le ferie lui, o il governo sta pensando di mettergliele per sempre le ferie, perché non si può lavorare fino alla morte per il paese. E se lo facciamo ritirare dalla politica forzatamente, almeno potrà passare gli ultimi giorni con la sua famiglia. Questa è una gara contro il tempo. Questo cosa ci aggiunge, ragazzi? Ci aggiunge la possibilità di cercare una cura per Ataturk, che per il momento è stabile, oppure ritirarlo dalla politica, facendoci perdere un po' di stability, ma almeno togliendo, insomma, lasciamo che questo uomo viva gli ultimi giorni della sua vita in tranquillità senza rompergli i coglioni. Può darsi che sia una possibilità, abbiamo 88 giorni per scegliere, non sceglierò oggi, adesso che ci sono le elezioni. Facciamo fare le elezioni prima. Oh, e il tempo è finalmente giusto e le elezioni sono alle porte. Uomini e donne in tutta la nazione hanno ignorato il maltempo, hanno ignorato la malattia personale. Ho visto personalmente delle vecchiette sulle carrozzine per iniziare a camminare e sono andate ai seggi per votare. La gara è stata tête à tête, non si sapeva chi ne sarebbe uscito vincitore fra i repubblicani di Celal Bayar, cioè quelli di Ataturk, o se il Partito Democratico di Menderes. Ovviamente hanno vinto i democratici. Ed è arrivato il nostro uomo, Adnan Menderes, l'uomo della politica che mette d'accordo tutti, tutto il paese rigioisca. E ora che abbiamo vinto le elezioni, possiamo finalmente andare per assettiamo il nostro futuro. E ora che è andato su Menderes, abbiamo delle nuove... Mustafa Kemal è morto, non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta da superare questa cosa, la Repubblica lo piange. Un eroe di guerra, rivoluzionario, un presidente padre di Turchia. Però dobbiamo metterci una pietra sopra, ragazzi, andato. E in più i ribelli ci battono qua nel Kurdistan. Ma tralasciando questi problemi, noi possiamo ora iniziare a fare una roba differente, che è incrementare l'influenza dei fondamentalisti nel paese. Questo richiede 100 pipì per farlo in questa area qua, che ora, come vedete, non ha niente. Noi andiamo a incrementare questa cosa qua, e come vedete adesso i fondamentali traditional placated, ora però ci dà construction speed più 5%, quindi possiamo costruire anche lì finalmente un futuro migliore, un futuro un po' più democratico. Ovviamente la prima cosa che ha fatto il nostro caro amico Menderes è stato andare dai francesi e dirgli: ehi, sapete che avete questo piccolo pezzettino di terra Hatay che è nostro? Lì la maggior parte della popolazione è turca, sarebbe fighissimo se poteste ridarcelo. E visto tutto il liberalismo, visto quanto siamo cazzo democratici, la Francia dice: ma puttana Eva, prenditelo quel pezzettino lì, e guardate, la gente gioisce perché ci espandiamo, guardate la Turchia ora quanto cazzo più grossa. È arrivato il momento di iniziare con le ostilità. Ora che Adnan è andato al potere e vuole pushare avanti un po' di politiche islamiste sulla piattaforma democratica, non ha fine un po' di religione nello Stato, non ha mai fatto male, e quindi è arrivato il momento di andare a prendere il giro ai kemalisti. Parliamo, si parla, si apre un dialogo. Ovviamente adesso che abbiamo fatto questo focus ci dà la possibilità di andare... Avete presente, no? In questi stati qua dove ci sono i kemalisti, che sono incazzati adesso, al momento sono leggermente incazzati. Cosa possiamo fare? Noi possiamo andare là a prenderli e, visto che stanno facendo casino, li arrestiamo. Perché stanno facendo casino nella nostra bella democrazia, quindi vediamo di non fare troppo casino. Intanto impavoriamo anche i fondamentalisti, già che ci siamo. E questa sarà la nostra vita d'ora in poi, continuare... Ovviamente dopo i primi arresti i kemalisti gira il cazzo, gli parte la cosa, e tentano di bloccarci a loro volta, quindi sarà un braccio di ferro fra noi e i kemalisti che tentiamo di metterglielo in quel posto, mentre loro cercano di mettere quel posto a noi. Ma terremo duro, il focus è giusto, si va avanti e gli si rompe le palle appena possibile, ragazzi.
Ma signori, siamo arrivati alla fine di questo anno 1937, dove abbiamo visto il ribaltone al momento. Stiamo facendo, allora, praticamente, in breve, abbiamo espanso il nostro armamento, una military factory, che roba. Questo è più interessante, abbiamo privatizzato l'infrastruttura, che ci ha dato anche un 15% di political power in più, anche se lì non lo mette, e ora stiamo andando con sbloccare la decisione della riconciliazione con i curdi. E ovviamente questo fa due cose. Uno, ci dà una nuova politica per i curdi che dovrebbe farli calmare più la svelta. E l'altro, che tutti i tradizionalisti fondamentalisti che c'erano sulla mappa prima smettono di dare un bonus negativo e diventano positivi come quegli altri che abbiamo piantato giù noi, questi qua. E da lì in poi dopo ci sarà pace nel mondo, perché ovviamente noi non vogliamo casini da nessuno, e alla fine faremo una bella purge agli ufficiali, probabilmente scatenando una guerra civile, probabilmente. Ma questo sarà per la prossima puntata. Intanto nel mondo il German Empire e l'Austro-Ungheria sono tornate, la guerra cattolica nel Messico è scoppiata, come vedete loro vogliono spaccare le croci, mentre loro le croci secondo me piacciono tantissimo e non vogliono che vengano spaccate. E questo è, signori, per prima puntata della Turchia è andata, ci rivedremo nel 38, ragazzi. Alla prossima!